Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Conflenti in compagnia di Roberto Marotta, gli amici del Casale, giusto Roberto? Sì, è un'associazione che è nata 3 anni fa così, con uno spirito goliardico. Qual era lo scopo? Era quello di incentivare, riscoprire questo luogo del paese che rispetto a tutto il territorio è un po' più abbandonato, più trascurato. Senti qua Roberto, io una cosa che volevo chiederti, siccome comunque siete un'associazione, quindi presumo che i fondi per le vostre iniziative siano ad appannaggio, diciamo, delle attività che fate per raccogliere questi fondi, come fate? Diciamo che come associazione siamo, ecco, un'associazione sulla carta, ancora non è legalizzata, costituita, anche perché siamo talmente pochi, siamo un po' degli illusi, tra virgolette, cioè abbiamo la sfrontatezza di credere di poter fare delle cose importanti in questo posto. Ma queste cose importanti quali sono? Ci vuoi raccontare qualche evento organizzato? Abbiamo iniziato il primo anno durante l'estate a fare la passeggiata nel borgo, che è stata molto apprezzata. Abbiamo fatto 2 anni di seguito, e nel periodo estivo. Nel periodo invernale abbiamo pensato di allestire in questi magazzini che stiamo recuperando, antichi magazzini, di allestire dei presepi. Questa è stata la cosa che ha colpito di più, e di fatto è la cosa dove ci stiamo di più concentrando e stiamo curando in modo più specifico. E poi per quanto riguarda attività di raccolta fondi, cioè ad esempio fate in modo che in una determinata manifestazione, in un determinato contesto, ci siano, non so, la vendita di panini, non so, la vendita di oggettistica magari creata ad arte delle persone del luogo, non so, come fate fondamentalmente per sostenervi, o come si può magari darvi una mano? Allora, noi non essendo riconosciuti non accediamo a contributi pubblici o di altro genere. Cosa facciamo? Solitamente durante queste manifestazioni facciamo una sottoscrizione volontaria vendendo dei biglietti, e poi sorteggiamo dei premi. Quest'anno sorteggeremo come primo premio un presepe artistico che fa uno di noi, sì. Antonio Calipari, di un valore abbastanza elevato, e ad altri premi che ci vengono offerti da attività del luogo. Per quanto riguarda vendita di panini e altro, non possiamo farlo perché non abbiamo le necessarie licenze, però quest'anno stiamo tentando, insieme alle realtà locali, di offrire anche questo servizio, cioè di fare una vendita di alimenti e bevande, e loro, in base alle loro entrate, ci daranno un sostegno di pari importo, cioè proporzionato alle loro vendite, alle loro entrate. Roberto, se dico una parola, Felici e Conflenti, tu cosa mi rispondi? Felici e Conflenti è un'associazione riconosciuta, lavora da un po' di tempo, sono più strutturati, perché loro, non dico che lo fanno come lavoro, ma ecco, sono molto impiantati in questo, e quest'anno insieme a noi gestiranno una serata, cioè una delle serate che magari dopo spiegheremo nello specifico. Una di queste serate faremo insieme a loro, dove loro cureranno la parte musicale. Sì, perché loro praticamente, io conosco Andrea Bressi, si occupa soprattutto anche lui di riprendere delle tradizioni popolari di musica, ma anche di strumenti. Lui stesso è un liutaio, quindi si occupa proprio di riprendere degli strumenti tradizionali che se no andrebbero persi, e lui anima delle serate che so che qui a Conflenti si sono succedute anche durante l'estate. Il 29, noi, una di queste serate, delle nostre serate, il 29 di dicembre, la seconda serata ufficiale, insieme a loro, loro intratterranno i partecipanti lungo il percorso con le zampogne, e poi terranno in questa chiesa un concerto proprio di zampogne,
ancora è da decidere l'orario, ma sempre durante la manifestazione terranno questo concerto di Zampogna. Quindi il 29 Felice e Conflenti sono qua insieme a noi, anche perché in quel periodo organizzano anche uno stage invernale, mi pare, con ospiti che vengono da fuori. Sì, poi loro fanno dei gemellaggi con non solo con l'Italia ma addirittura con l'estero. E poi tra l'altro tu parlavi appunto delle Zampogne. Io ricordo proprio da bambino quando si aspettava proprio che passasse lo zampognaro nel paese o comunque nelle città, e lì si dava un piccolo contributo ed era l'arrivo del Natale. Lo zampognaro non faceva altro che dare il benvenuto alle persone ed era quello il simbolo del Natale, che iniziava, diciamo, la stagione natalizia, e quindi quello dei presepi, e che poi sarebbe andato via con l'Epifania. Sì, sì, è vero, è vero. Difatti noi iniziamo a ridosso di Natale, il 21 di mattina abbiamo una visita guidata con le scuole del comprensorio dei paesi vicini, anzi approfitto dell'occasione per invitare altre scuole che vogliono venire a visitarci. Si possono collegare con noi sul nostro sito Facebook, gli amici del casale, oppure gli amici del casale, www.gliamicidelcasale.it, possono eventualmente chiedere di partecipare a questa manifestazione, che è il 21 dalle 10 alle 12 e questa è proprio riservata alle scuole, mentre l'apertura vera e propria dei presepi avverrà il 23, sabato 23 dicembre, dalle 17 alle 21. Ci sarà una sorpresa musicale durante quella sera, molto bella a nostro giudizio. E nella stessa serata i ragazzi di Avis Giovani di Conflenti organizzano dalle 16 alle 18 il villaggio di Babbo Natale, quindi ci sarà la presenza di Babbo Natale che distribuirà i regali ai bambini, o se c'è qualche genitore che vuol far consegnare il regalo si può rivolgere ai giovani di Avis Conflenti per questo. E questa è già una bella serata. Il 23 noi offriremo gratuitamente un piatto tipico, che sono patate e pipi. Noi lo offriremo gratuitamente come organizzazione, in più le attività locali, come dicevo prima, allestiranno degli stand dove a richiesta dei partecipanti somministreranno degli alimenti locali, penso, e delle bevande. In più lo stesso il primo giorno c'è pure una piccola esposizione di prodotti tipici. Quindi invece di partire, andare in giro per l'Italia e spendere chissà quanti soldi, è bello valorizzare le attività del nostro territorio, della Calabria, visitando ad esempio Conflenti con le sue attività non solo culturali e dedicate anche ai bambini, ma soprattutto questi presepi che da 3 anni, se non ricordo male, avvicendano un'arte che non si deve perdere, ma soprattutto deve cercare di essere tramandata per fare in modo che Conflenti, ma anche paesi limitrofi, possano non essere dimenticati, ma anzi essere ricordati e vivere. Beh, non siamo così presuntuosi da volere tutti quelli che girano per l'Italia, ma già invitare e ospitare le persone, ecco, della nostra provincia, anche fuori provincia, per noi è un piacere, insomma. Io ringrazio Roberto Marotta, dicevamo gli amici del Casale, per il tempo che ci ha dedicato. Vi invito da giorno 21, come diceva Roberto, a venire qui a Conflenti a chiedere soprattutto informazioni per la partecipazione degli insegnanti, delle scuole e di chi comunque vuole partecipare per vivere la vita di Conflenti e del borgo, e che comunque le attività si protrarranno per tutto il mese di dicembre, ma anche fino a gennaio. Nello specifico, ecco, volevo dire, il 21, 23... Poi c'è il 29, questa sempre serata dalle 17 alle 21, che poi proseguirà fino intorno a mezzanotte, perché gli amici di Felice e Conflenti organizzeranno altre cose nello specifico che non conosco approfonditamente. E poi ci saranno 2 aperture, il pomeriggio di Natale e il pomeriggio di Capodanno, quelle solo 2 aperture, solo per far visitare dalle 17 alle 19 chi vuole
farsi una passeggiata nel borgo per digerire o per visitare il nostro borgo, e poi la serata finale si terrà il 6 di gennaio. Ci sarà l'arrivo dei Re Maggi e poi offriremo sempre come prodotto tipico, faremo la guadara, che sarebbe la verdura, patate, fagioli, tutte queste cose, un piatto proprio tradizionale, molto gradito lo scorso anno. Mentre il 29, insieme agli amici di Feci e Conflenti, prepareremo anche le crispelle, che è un altro piatto che è molto richiesto e aspettato. E quindi ripeto, le date sono: oltre al 21, che è nello specifico è riservato alle scuole, il 23, il 29 e giorno 6 gennaio, dove poi alla fine arriveranno i Re Maggi insieme alla Zampogna, e alla fine sorteggeremo i premi della sottoscrizione volontaria che ci permette di organizzare queste cose. Quello che volevo specificare è che le persone che lavorano a questi presepi, o come non solo gli artisti che preparano il presepe, ma le signore che preparano da mangiare o che puliscono i magazzini che abbiamo reperito, lavorano tutti a livello volontario assoluto, nel volontario assoluto. Noi cerchiamo di rimborsare per quello che ce la facciamo solamente le spese vive, proprio per allestire questi lavori che, come hai potuto vedere, penso siano di un certo livello qualitativo. Assolutamente. Io ringrazio nuovamente Roberto. Riccardo Cristiano, Liberi.tv, Conflenti.